dolce piccolo tiranno. Così possiamo dire del Devon Rex, che si addice a quelle persone che sanno leggere nell'animo degli animali e considerano un valore non la bellezza eclatante, ma piuttosto la sensibilità e le manifestazioni affettive del carattere. Certo è che questo gatto, un po' per le sue delicate forme, un po' per la sua indole estremamente docile ed affettuosa, riscuote sempre più simpatie. I suoi grandi occhi, che talvolta sembrano implorare una coccola, e la sua devozione nei confronti del padrone, lo rendono per molti aspetti paragonabile ad un cagnolino. Essendo un animale molto dipendente dall'uomo, è necessaria una certa esperienza da parte del proprietario, che non dovrebbe essere alle prime armi con i gatti in genere. Ha bisogno di molta compagnia, per questo è adatto a chi trascorre molta parte della giornata in casa. È piuttosto pulito, non lascia peli su divani e vestiti e non necessita di particolari cure per la toilettatura. Solo i padiglioni delle grandi orecchie, scarse di peluria di protezione, diventano ricettacolo della polvere e quindi vanno pulite abbastanza di frequente con un batuffolo di cotone imbevuto di un prodotto contro il cerume. Prima di partecipare ad una esposizione, occorre fargli un buon bagno, ma attenzione, fatelo 2 o 3 giorni prima, onde evitare che i suoi ricciolini, divenuti troppo soffici e vaporosi, sparino fuori proprio come accade ai capelli ricci degli umani. Ha molto appetito, poiché avendo il pelo così corto, consuma più calorie e questa esigenza di cibo lo rende ancora più attento ai richiami e molto obbediente. Il corpo è compatto e muscoloso, gracile e di lunghezza media. La taglia è piccola. Ha un largo torace con delle zampe lunghe e sottili e piedi piccoli ed ovali. Le zampe posteriori sono più alte di quelle anteriori. La coda è lunga, fine ed appuntita, coperta da un corto pelo. La testa è cuneiforme con zigomi sporgenti, muso corto, mento e labbra forti. Il naso è molto corto, con un netto stop, e la fronte è bombata verso un cranio piatto. Gli occhi sono ben distanziati, grandi, leggermente ovali, piazzati in obliquo. Il loro colore deve essere puro, brillante, senza chiazze. Per quanto riguarda il manto, sono riconosciuti tutti i colori, comprese le varietà col bianco e qualsiasi sia la sua quantità. Il pelo è molto corto e fine, morbido e ondulato.